Cari amiche ed amici, benvenuti in un nuovo tutorial di gastronomia casareccia. Qui il vostro Sant'Enchan vi saluta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per avere nuove visuals e se vi piace questo video commentatelo, dategli like per farmi sapere cosa ne pensate e soprattutto condividetelo. Adesso passiamo al tutorial del giorno. Come fare della pasta con le sarde. Cioè, io sto solo qua, non c'è nessuna sarda, però farò la pasta con le sarde. Allora, il primo passo già l'ho saltato, cioè riempire la pentola d'acqua e farla bollire l'acqua. Qua l'acqua è arrivata al punto di ebollizione e ci ho messo, come potete vedere, il sale. Quindi ho salato già l'acqua quando è venuta in ebollizione. Allora scegliamo la pasta e scegliamo chiaramente le penne, che non le facciamo all'arrabbiata, ma le facciamo alla sarda. Questa è una ricetta per due persone, ma io non vi dirò le proporzioni perché io cucino occhio croce a occhio e quindi, siccome si fa il doppio, questa dovrebbe bastare. Colgo l'occasione per salutare Hortus Biologicus, Amleta Bloom, Alessandro Arcangeli, Mimo Corcione, ce ne sono tanti che mi salutano e io forse caricherò il video in Premiere e quindi li saluterò nella chat. Ciao amiche ed amici. Continuo con la ricetta, se no mangio tardi. Questo è il mio pranzo. È il pranzo di una persona in più, che non vi dico chi sarà. È il pranzo dello scapolo, in pratica. Ciao. Un saluto tanto, tanto, saluto tanto anche a Massimo Tamarasco, che seguo sempre. Se questo video vi piace, commentatelo nella chat, nei commentari, dategli like e condividetelo. Fatelo vedere ad altri. Così farò altri video tutorials. Allora, bene, qua ci abbiamo la pasta. Tenete in considerazione che sempre si fa il doppio. Quindi potete misurarla col piatto. Cioè, questo sarebbe la metà, sarebbe per una persona, questa sarebbe per due più o meno, perché poi cresce fino qua, magari rimangono degli avanzi. Adesso chiudiamo il sale che già abbiamo messo nell'acqua. Consumate sale iodato, mi raccomando, per la tiroide. E poi passiamo a accelerare il fuoco. Io l'avevo abbassato per non sprecare gas. Ecco che la pasta bolle, bolle, ribolle, e ci butti, cioè la pasta. Che papera! Ecco che l'acqua bolle, bolle, ribolle, e la pasta la facciamo bollire. Io a volte anticipo, no? La pasta bolle, no, l'acqua sta bollendo, ci buttiamo la pasta, così la pasta bolle. Ecco qua. Non accendo la campana d'aspirazione perché altrimenti non si sente nulla. Adesso l'acqua si è un po' raffreddata e continuerà a bollire dopo. Mi sono deciso per dei piatti piani, è meglio. Il piatto fondo serve per misurare la pasta, soprattutto se è pasta corta.
Adesso che sta bollendo, che si sente odore a amido, passiamo a girare la pasta nell'acqua bollente. Questa volta non mi sono sbagliato. Con la cucchiaia di legno, con la cucchiara di legno. La pasta ancora si sente al tatto dura. Naturalmente, al tatto della cucchiara si sente che non ha attaccato alla pentola, per fortuna, ma è dura ed è dura. Già uno sente quando si va cucinando da come gira. E passiamo a aprire la latta di sarde. Sono sarde sotto olio, quindi io non butto l'olio, ma lo metto nei piatti dei miei cani, perché così sono più incentivati a mangiare. Ecco qua. Poi naturalmente apro la latta. La pasta di grano duro tarda a cuocersi, allora intanto gli diamo da mangiare al cane. Dai, mangia la pappa, su. Mangia, dai. Vieni. Vieni, dai, su, mangia la pappa. Mangia, dai, su. Molto bravo. A volte fa delle storie, a volte fa delle geografie. Dai, mangia la pappa, dai. E niente, forse è troppo presto. Guarda. Dai, vieni a mangiare la pappa. A volte fa capricci. Poverina, poverino, cagnolino. Dale, dai, su, mangia, niente. E vabbè. Mangia quando vuole, mangia quando vuole. Abbiamo qui, ma che abbiamo qui? Ma che abbiamo qui? La vuoi la papa? La vuoi la papa? La vuoi la papa? La vuoi la papa? Ma 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 veramente la vuoi la papa? Mi sembra di no, eh? Vai, vediamo. Vediamo, poverino. Lui sì che mangia, non fa storie. Capito. E il mio cagnolino. Se volete guardare i suoi video, nel mio canale li troverete. Troverete anche dell'altro cane che vi ho filmato prima, che oggi sta inappetente, non so perché. Eppure gli ho saporito la pasta. Vero? Beh, a volte mangia tardi, a volte dai, su, vieni, vieni. Vieni qua, to. Vieni, mangia la papa. Dai, su, mangia. Mangia la papa, dai, su. Mangia la papa, dai. Dai, su, mangia la papa. Mangia la papa. La papa, le pappe, come dicono nel nord. Le pappe, dai. Brava. Dai, cagnolino, su. E vabbè, prima che si decide, dai su, poi non devi avere la voce severa, la voce, dai, vieni, beh, ci deve pensare. Intanto noi pensiamo a girare la pasta. Ancora non l'ho assaggiata, eh? Deve stare 10 minuti che sta bollendo, la assaggiamo, facciamo l'assaggino. Ops, non filmavo la pentola. Fa il vapore veramente, non so se mi rovinerà il cellulare. Vediamo un po'. Di solito
Quando non è ancora al dente, si vedono i tre strati, quindi bisogna morderla. Come si può vedere, ci sono degli strati, non è omogeneo. Quindi ancora si deve cuocere. Manca però poco, manca poco. E allora che facciamo? Ci andiamo preparando. Andiamo preparando il colino, il colapasta. Prendiamo il colapasta. Poi, per evitare, qua c'è la tazza della colazione, per evitare che si deformi il lavabo della cucina, si può aprire l'acqua fredda quando si scola la pasta. Ecco, comodo, cellulare così. Perché, ragazzi e ragazzi, la pasta è pronta. La pasta è pronta e io devo levarla subito perché altrimenti viene una cosa cattiva, si svuoce. Allora, ecco qua la pasta. Ah, non ho acceso l'acqua come avevo detto, non ho aperto l'acqua. Ah, va bene. È venuta molta di più, è venuta molta di più di quanta avevo previsto. Ecco qua le penne del nostro video tutorial. Adesso non ci manca altro che impiattarle. Vediamo di non fare un casino. Ecco fatto. Ecco fatto. Olio, esatto. E anche limone. Giriamo bene. Ecco fatto e serviamo. Naturalmente non posso filmare che il piatto del pepe. Bene. Si impiatta adesso ogni porzione. È venuta abbondante. E si mette la sarda. Ecco, questo per oggi è tutto. Questo sarà il mio pranzo. Se vi piace questo video tutorial alla Mimmo Corcione, fatemelo sapere, lasciate dei commentari, lasciate mi piace e condividete il video. Qui il vostro amico, vi saluta, care amiche ed amici spettatori e spettatrici, alla prossima. Ciao.